posto dove ero in vacanza, perché io non amo viaggiare durante il giorno, ma viaggio sempre quando c'è poco traffico. Quindi sono arrivata tipo dopo 4 ore, 3 ore, le 4 e mezza a Milano ed era l'ultimo giorno, perché poi dal giorno dopo io avrei iniziato le prove, dovevo girare i tre promo, tutto questo 15 giorni fa. E allora ho detto l'ultimo giorno, mi faccio un giorno di vacanza qui a Milano, per cui scendo, cammino, passeggio così con l'infradito a Milano. E è accaduto che insomma, correndo in casa era bagnato per terra, oltretutto ero praticamente con una sottovestina, quindi come se senza vestiti che mi proteggevano. Sono volata in alto e insomma, sono caduta molto molto male lisciando una lastra di cristallo da qua e l'altra lastra di cristallo quando sono caduta mi è entrata qui, infatti sono morta. Quindi vabbè, insomma, mi si è spostata completamente la testa, le cose, c'è stato un momento Non il delirante, Vicentino così. no, delirante perché poi quando mi sono, perché sono svenuta, quando mi sono ripresa ho cercato di alzarmi, c'avevo la lastra qua. E cercavo con questo braccio di rialzarmi, solo che mi sono resa conto che non. Sai quando vi addormentate, quando ci addormentiamo, a un certo punto si addormenta il braccio che non lo trovi più, non lo senti più, era così, quindi panico totale. E vabbè, insomma, dopo un po' ho ripreso la sensibilità e il problema era anche trovare un pronto soccorso nel quale poter entrare da dietro senza dare fastidio agli altri malati, senza prevaricare nessuno, ovviamente, e senza che si sapesse che ho avuto un incidente, perché Certo, questo è un po' un anche lato. perché una delle cose già lo sapevo sarebbe giorni a casa immobile a letto col collarino, io ci sto, quindi ci sta anche lei, e c'è tutta dietro l'infermiera in silenzio che rideva. Io dicevo, però veramente io le assicuro non posso stare ferma, cioè proprio devo lavorare per forza. E signora, guardi, pure incazzata, giustamente non ha mai saputo ovviamente che cavolo di lavoro facessi, né gliel'ho detto, però forse l'avrà scoperto Sì, dopo, ha forse detto qualche tu guarda, giorno. sta deficiente che stava là con la flebo. Però quindi il segnale che ti hanno dato il tuo corpo non è che l'hai proprio tanto Non l'ho ascoltato. ascoltato, però è sempre nella mia mente. Mi dici che qualcosa cambia, Sì, quindi qualcosa. primo perché io lo so che in un secondo cambia tutto nella vita, però c'è sempre quella roba, quando corro come una pazza pensando ad altro, no? Perché io stavo correndo e pensavo ad altro, e quindi adesso sono più concentrata. Senti, ma comunque io anche in questo racconto ritrovo una tua caratteristica. Ritrovo il fatto che dietro questo sorriso, questo tuo essere sempre allegra, c'è un
forte rigore, una forte determinazione nel portare avanti quelli che sono i tuoi anche impegni proprio. Dipende da come sei cresciuta, da come eri da bambina? O no? Sì, dipende da come ero da bambina, perché ovviamente io un rigore professionale e anche morale anche troppo. Mm-hmm. Vedi, questo per esempio... Troppissimo, nel lavoro va bene, ma nella vita soprattutto sentimentale non va bene, sono troppo. E però nel DNA evidentemente ce l'ho questo rigore, quindi lo sono. Sul lavoro moltissimo e credo sì sia una cosa da bambina, ma poi avendo avuto una vita molto particolare, che non dire che sia per dire perché se il libro cuore troppo, comunque ho avuto una vita particolare con molte ostacoli molto grossi da superare. Talento e anche impegno, no? Però secondo te qual è stato un momento di svolta, un momento in cui hai capito sì, questo sarà il mio lavoro? Ah no, questo sarà il mio lavoro da subito. Da subito? Sì, certo. Non avresti potuto fare altro? No, ma anche non sapevo fare altro, quindi cioè proprio no, perché ho studiato, poi insomma ero una condizione familiare diciamo molto favorevole, quindi diciamo che la mia strada era quella di studiare, diventare un bravo avvocato, eccetera. Quindi quando sono andata via non sapevo fare nulla e ho provato, ho cominciato a studiare, a fare delle cose, sono stata fortunata. E sei stata anche brava. Però appunto come si fa, visto che tu sei stata brava, perché certi risultati si ottengono solo se si è bravi a fare quello che si fa. Questo sicuramente, ma nel mio lavoro, ma anche in tutti gli altri, ma anche nel tuo lavoro, appunto. Come hai fatto tu, giovane ragazza, bella, a dimostrare che eri anche una persona credibile su cui puntare, subito all'inizio? Io mi consideravo un uomo. Quindi ho avuto lo stesso rigore, lo stesso entusiasmo, lo stesso... cioè per me non c'era differenza, uomo-donna, carina, brutta, carino, brutto. Quindi pretendevo che la gente mi trattasse con lo stesso, ti parlo poi di 40 anni fa, 35 anni fa. Insomma, quando le donne non avevano un ruolo che comunque assolutamente no, quindi pretendevo che le persone mi trattassero con lo stesso rispetto che io davo a loro. E quindi rinunciando anche, poi mi sono sempre posta in modo per il quale gli uomini, essendo una ragazza carina, gli uomini capivano che era anche abbastanza inutile.